27 marzo, Gianni Colacione, siamo a Piazza Navona a Roma con Giancarlo Cecconi, portavoce dell'Ascia, a margine della conferenza stampa che c'è stata in Senato sulla applicazione della legge Fini-Giovanardi. Giancarlo Cecconi, come ti è sembrata questa conferenza stampa? Direi che è andata oltre le aspettative da un punto di vista di qualità e da un punto di vista di interesse. Direi che il titolo ufficiale del tema potrebbe essere gli effetti collaterali della Fini-Giovanardi, perché noi siamo andati in conferenza stampa proprio per cercare di dare visibilità ad un fenomeno che continua ad essere ritenuto marginale, ma che marginale non è. Il fatto stesso che per ogni anno, da 6 anni, migliaia di persone varchino le soglie del carcere semplicemente per essere consumatori o piccoli coltivatori a scopo personale, ad uso personale, noi riteniamo che sia una delle aberrazioni più totali nei confronti della lesività dei diritti individuali. La stessa cosa non viene applicata nei confronti di altri usi che sono convenzionalmente accettati, come l'alcol o il tabacco. In qualsiasi appartamento, di qualsiasi abitazione, si può tranquillamente bere alcol o fumare sigarette senza che nessuno possa intervenire nelle scelte abitudinarie, anche se discutibili, degli individui. Per quanto riguarda la canapa, invece, c'è un tipo di persecuzione che mira proprio ad andare a cercare il consumatore. La scusa che adottano ancora il signor Giovanardi e il professor Serpelloni è che in prigione non c'è stato mai un consumatore di canapa, e questo è una pura menzogna, è un dato che noi sconfessiamo sia con le prove che abbiamo, sia con i dati che raccogliamo quotidianamente, ma soprattutto per il fatto che se loro possono dire una cosa del genere è perché si basano su un distorto concetto della presunzione di reato. Cosa significa questo qui? Che presumendo che ci sia reato di spaccio, siamo tutti quanti potenziali criminali. Poi, in sede di tribunale, dato che il patteggiamento prevede uno sconto di pena e quindi per la coltivazione della canapa, ad esempio, c'è una condanna che va dai 6 ai 20 anni, qualsiasi persona in quel momento a cui gli viene proposto, guarda che se dici di essere uno spacciatore la pena si riduce a 2 anni, è chiaro che il 99% delle persone reagisce in questa maniera, e quindi il signor Giovanardi e il professor Serpelloni si fanno forti di questa presunzione di reato per estorcere confessioni e crimini che nessuno o una minima parte delle persone che vengono processate ogni anno ha commesso. Ecco, noi vogliamo cercare di far cessare questo tipo di persecuzione che mira ad andare a colpire l'autista dell'ADAC che pur non avendo responsabilità nell'incidente, però viene sottoposto ugualmente al drug test e di conseguenza perde il posto di lavoro. Noi vogliamo far cessare la persecuzione che ha portato anche dei nostri amici in prigione semplicemente perché amavano curarsi con la canapa. Dico, non possiamo più tollerare questo qui. E poi c'è un'ipocrisia di fondo. E che noi vogliamo capire bene che cosa significa questa ipocrisia di fondo. Se noi prendiamo un film di Salvatores, qualsiasi film di Salvatores, ad esempio, ha un riferimento alla canapa. Di solito questo riferimento alla canapa viene fatto e interpretato da Diego Abatantuono. È sempre un modo educato, un modo culturale di presentare il problema canapa, quindi un certo tipo di consumo. Questa cosa viene accettata e si danno addirittura i premi a film come Mediterraneo, in cui il monologo di Diego Abatantuono sull'hashish è bellissimo. È una dichiarazione contro la guerra. Ecco quello che noi vogliamo dire. Se viene convenzionalmente accettato in un contesto, dovrebbe essere convenzionalmente accettato anche nel contesto dell'uso personale. Santoro, in una sua trasmissione, dato che sul sito internet c'era stata una grande richiesta di effettuare un sondaggio sulla legalizzazione delle droghe leggere, ha ottenuto l'81% dei consensi sulla legalizzazione. Noi vogliamo una regolamentazione che non ponga più 5 milioni di potenziali consumatori come potenziali criminali. Non siamo né criminali né tossicodipendenti, ma persone che vogliono vivere la loro vita privata senza permettere a nessuno di invaderla fino a che non commettono dei reati. Sono gli altri a dimostrare che siamo criminali, non possiamo sentirci noi. Grazie. Giancarlo, un'ultima cosa ti volevo chiedere per tutti coloro che ci seguono: vogliamo dare qualche riferimento dove poter avere degli aggiornamenti sull'attività della vostra associazione, dei siti o dei gruppi di altro tipo? Il nostro sito è www.legalizziamolacanapa.org.
È in fase di allestimento anche il sito Ascia Web e comunicheremo ai soci e ai simpatizzanti. Per adesso il consiglio è quello di iscriversi alla nostra newsletter, in modo che vi teniamo assolutamente informati su tutte quelle che sono le dinamiche e speriamo gli sviluppi di questa situazione. È molto importante il fatto che oggi quattro associazioni per la prima volta si siano presentate al Senato della Repubblica a in qualche modo a manifestare i disagi che sono mal sopportati in questo momento da una grande maggioranza di persone. È già tanto difficile vivere la vita quotidiana con i problemi economici che ci hanno creato, col precariato esistenziale al quale ci stanno facendo abituare, e non riusciamo a capire perché poi si debba andare anche a perseguitare un ragazzino di 20 anni che si fa una canna in un giardinetto pubblico. E scusate, adesso già che ci sto, anche l'ultima cosa che è molto importante: il problema degli incidenti stradali naturalmente vanno prevenuti e va controllato il responsabile dell'incidente stradale, ma non come dice il professor Serpelloni, attraverso l'esame delle urine. Noi abbiamo l'esame delle urine, permettono di individuare se la persona ha consumato cannabis, può averla consumato anche una settimana prima. L'esame dell'urina, questa cosa qui, la segnalano. Di conseguenza si va a perseguire il consumatore anche occasionale. Allora vogliamo che sui test, i drug test effettuati in caso di incidenti stradali, vengano usati quegli strumenti come vengono usati anche in Svizzera, dove verificano l'assunzione di cannabis, THC, fino a 4-6 ore. Allora sì che possono scattare tutte le azioni penali nei confronti di un incosciente. Ma se la persona ha fumato la settimana scorsa e attraverso le urine risulta che è positivo, quello non si può accollare il reato di omicidio stradale. È assurdo. Riflettete, gente, riflettete. Ringraziamo Giancarlo Cecconi.